Ciao, sono la dottoressa Elenia Monopoli ed oggi ti voglio parlare del parallelismo che spesso si fa tra cibo e salute. Allora, ormai tutti sappiamo che noi siamo ciò che mangiamo. Questo perché? Perché nell'alimentazione ci sono delle sostanze nutritive che ci fanno bene oppure la loro carenza ci porta a delle problematiche. E questo è vero anche parlando della salute e del benessere della nostra chioma. Per esempio, la vitamina B12. La vitamina B12 è una vitamina presente soprattutto nei prodotti di origine animale che è fondamentale per il ciclo di ricrescita del capello. Fatto sta che la sua carenza porta una perdita importante e ingente, tipo quella del telogen effluvium, cioè quella perdita di capelli abbondante che si verifica un paio di mesi l'anno. E quindi è fondamentale integrarla. Un'altra sostanza che è importantissima e che dobbiamo assolutamente integrare con l'alimentazione è il ferro, perché il ferro trasporta ossigeno nei tessuti e l'ossigeno è fondamentale per i meccanismi biologici delle cellule e di conseguenza anche quelli della crescita dei capelli. La carenza di ferro, tant'è vero, che porta anch'essa un'abbondantissima caduta dei capelli, così come anche un po' più rara, ma anche la carenza di zinco. Lo zinco è un oligoelemento indispensabile per la salute dei nostri capelli, sia per la forza, quindi per la resistenza meccanica delle lunghezze delle fibre, sia invece per quanto riguarda il bulbo e i meccanismi cellulari che portano la fase anagen, cioè la fase di allungamento e di crescita del capello. È stato scientificamente provato, per esempio, anche che i grassi, quindi anche i fritti, influiscono negativamente sulla crescita di un capello doppio spesso e provocandone quindi di conseguenza l'assottigliamento, perché è stato visto che c'è una connessione diretta tra i grassi e l'aumento di testosterone che potenzialmente si trasforma in diidrotestosterone, che è l'ormone responsabile dell'assottigliamento, delle calvizie e delle alopecie androgenetiche. Un'altra vitamina fondamentale da assumere assolutamente con l'alimentazione e quindi con la dieta è la vitamina C, in primis perché è un forte antiossidante e quindi ci protegge dall'azione negativa delle tossine. Due, perché ci aiuta ad assimilare il ferro, che ripeto, come ho già detto, è fondamentale per la fase di ricrescita del capello, e quindi la vitamina C è indispensabile. Quindi la vitamina C, quindi abbiamo detto che aumenta l'assorbimento del ferro, che invece potrebbe essere bloccato dal consumo eccessivo di carboidrati e farine molto molto raffinate. È importante non mettersi a dieta senza essere seguiti, perché si rischia di non fare un'alimentazione bilanciata, si rischia di prendere poche sostanze importanti e quindi provocare una caduta forte di capelli che poi dopo un certo periodo può anche risultare in un dimezzamento della capigliatura, del volume di questi stessi capelli. Quindi fai attenzione a quello che mangi. Mangia sempre in maniera equilibrata, mangia sano, mangia prodotti di stagione e prodotti freschi. Grazie, se il mio consiglio ti è stato utile sono molto contenta. Se hai bisogno di approfondire qualche argomento ci puoi scrivere sotto il video. Ciao!